Eccoci, buon pomeriggio. Ciao Marco, Marco Merola è con me. Ciao, ciao a Allora, tutti. ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Noi iniziamo oggi con un nuovo percorso per il nostro Constructive Network, e cioè le live, le dirette che ci saranno ogni settimana per trattare dei temi. Che sono dei temi importanti che riguardano tutti noi esseri umani e che chiaramente sono i temi che leggiamo sui giornali, di cui leggiamo spesso sui giornali. A me e a te il compito, Marco, di aprire questo percorso con una diretta su un tema molto, molto importante e interessante, che è quello del gender bias. Chi dice gender gap, parità di genere, insomma, il tema è quello. E abbiamo deciso di partire così perché io e te ci siamo confrontati su questo tema e ci siamo resi conto che abbiamo notato entrambi come la stampa lo tratta talvolta in maniera un po' pericolosa per lo stereotipo e il pregiudizio che divulga. E quindi ecco, questo vuole essere un pomeriggio di condivisione, no? Tra noi siamo tra i fondatori del Constructive Network insieme a un altro gruppo di colleghi, e quindi sarà proprio un momento di condivisione, di chiacchiere. Naturalmente siamo aperti a tutte le riflessioni e le domande, perché l'obiettivo è riuscire a capire come i giornali possono trattare, come i media possono trattare questo tema, partendo anche dall'attualità, Marco, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. E, diciamo, oltre a trattare i media il tema, devono probabilmente evitare loro stessi di essere attori di questa, possiamo ormai chiamarla sceneggiata fuori luogo e fuori tempo, che è la contrapposizione fra maschi e femmine, fra uomini e donne, fra professionisti e professioniste. E poi vedremo nel corso della chiacchierata a che cosa mi riferisco in particolare. Esatto. Tu sei particolarmente sensibile a questo tema, io non lo sapevo e chiacchierando è emerso questo tuo interesse. Perché ti sta così a cuore, Marco? Te lo chiedo da donna. Allora, guarda, io questo è uno dei due temi a cui sono molto sensibile quando leggo i giornali. L'altro sono gli strafalcioni o gli articoli scritti male, che Ok, devono pensavo essere fosse il cambiamento climatico, no? assolutamente, no, da giornalista non posso assolutamente tollerare, ma direi da utente di giornali e da essere umano non lo posso tollerare. Altresì, la questione di genere è una cosa con la quale io penso mi sono personalmente confrontato in maniera abbastanza serena da sempre. Comincio a vedere che da un po' di tempo sta diventando, se vuoi, anche un po' un'ossessione, almeno Sì. per l'ambito italiano. Devo dire, non mi piace questa cosa, perché che diventi un'ossessione non vuol dire necessariamente che diventi centrale nell'agenda, diciamo, politica e sociale di questo paese. Sono due concetti diversi. Io auspicherei questo, che diventasse centrale per permetterci di fare un salto di qualità come società italiana, essenzialmente, perché ci riferiamo adesso soprattutto alla nostra società. Non mi piace che stia diventando un'ossessione, e cioè che diventa Certo. qualcosa che viene poi brandita sia da parte maschile che da parte femminile con accuse incrociate e con azioni che però non producono mai di fatto nessun passo in avanti, perché sai meglio di me, per essere anche, diciamo, in gruppi e in networks di donne, che alla fine, diciamo, sono anni che si continua a parlare di questa questione, ma poi dei veri, reali passi in avanti non ne facciamo. Hai citato la questione delle task force, quella è una roba balordissima, ma io in questi giorni, se ti devo dire, nonostante il casino giusto che è venuto fuori per il fatto di avere una task force per l'80% di uomini, 85% quello che è, non è che poi dopo abbia visto altri in altri ambiti fare attenzione a questa cosa. Vedo ogni giorno sui giornali foto di consessi politici dove sarà un caso, ma sono praticamente solo uomini, o 20 uomini e una donna. Dei webinars, delle conferenze, adesso che stiamo facendo molte cose in smart working, dove tu hai un pannello dove ci sono 10 uomini e un paio di donne. Com'è possibile questo? Cioè, questa è la domanda che io mi faccio e a cui Certo. cerco con difficoltà di dare risposta.
E a proposito di quello che stavi dicendo, ti lancio subito un gancio, perché so che sei molto attento ai titoli, come dicevi prima, agli strafalcioni che si leggono sui media, e a proposito della task force, è stato dato il titolo all'inizio, quando è stata creata, e mi riferisco alla task force di Colao, che doveva occuparsi della fase 2, è stato lanciato da molti e ripreso il titolo task force di 18 membri, solo 4 donne. Ok, quel solo, Marco, ma quanto è brutto? Quel solo, torniamo al discorso che conosci già, perché abbiamo fatto di persona quello sulle quote rosa, no? Cioè, il fatto di avere quelle 4 donne che saranno sicuramente, anzi sono super qualificate, super bravissime, a me sembra un po' il discorso della riserva indiana, no? Cioè è un po' di, come dire, mettiamo anche qualche donna perché così non ci facciamo dire dietro che abbiamo fatto una cosa solo uomini. Poi quante siano, che ruoli abbiano, su questo c'è da discutere sempre. Ora, ripeto, io però non vorrei che la discussione si basasse solo su questo. Non è solo un fatto di numeri, è un fatto di apporto. Esatto. Cioè esatto. Il problema è molto più profondo, che è quello che vorrei condividere con le nostre ascoltatrici di oggi, anche spero che ci siano anche ascoltatori uomini. E cioè il problema è psicologico. Ho detto già in altri ambiti che io ho verificato di persona il fatto che in alcune situazioni, mettiamo l'organizzazione di un convegno o una tavola rotonda, quello che sia, spesso l'assenza di donne è data da una dimenticanza. Cioè io ho chiesto varie volte, chiedo sempre quando vado in consessi, sì. lo metto anche un po' in maniera ironica perché poi magari non mi capiscono e pensano che voglia far polemica. La vorrei anche fare, ma non sono intenzionato a vivere di polemiche. Però dico, ma come mai non ci sono donne che le avete ammazzate tutte? Oppure non avete trovata una valida che potesse soppiantare un uomo in questo panel, in questo tavolo? E mi è stato risposto varie volte, oh cacchio, non ci abbiamo pensato. Ora, siete liberi e libere di non crederci, ma vi posso garantire che è una risposta che ho sentito varie volte. Quindi, io da questa risposta, non faccio lo psicologo di mestiere, faccio il giornalista, però da questa risposta io prenderei degli insegnamenti importanti per andare a capire, per capire dove andare ad agire, dove è necessario andare ad agire per cambiare lo stato di cose. Forse non servono veramente più né le quote rosa, né le polemiche sterili, né l'essere ossessionati dall'argomento. Serve costruire una cultura della parità, una cosa sulla quale penso che come paese e come società siamo indietro anni luce, ma veramente anni luce. È vero, condividiamo questo pensiero. Io tra l'altro invece ho fatto due riflessioni in questo periodo. Allora, la prima è stata proprio riferito al tanto parlare della task force. Mi sono chiesta, ma la parità di genere è data necessariamente da un 50-50 netto? Cioè è quello che stiamo cercando? Oppure è, come dici tu, il valore che viene dato e la profondità che viene data anche al percorso professionale di una donna, nel senso che se in una task force ci sono in minoranza donne e minoranza uomini, poco deve importare, ma quanta visibilità da parte dei media è data al pensiero della donna e al pensiero dell'uomo che si trovano in quella task force, per esempio. E un'altra riflessione che mi viene da fare è che la risposta a questo è stata, in questi giorni se ne parla, la task force al femminile, che è stata invece promossa dalla ministra delle pari opportunità, la Bonetti, Elena Bonetti, e qui ci sono 13 donne. E allora mi chiedo, da donna, non è disparità di genere anche questa? Ma indubbiamente sì, ma infatti. E questo, allora c'è proprio un problemone di fondo. Ricadiamo nel discorso dell'ossessione. L'ossessione del 50% in ogni cosa è un'ossessione, è certo. un'altra stortura in senso opposto, esattamente uguale alla stortura di non avere proprio donne o di averne pochissime. Ci saranno degli ambiti nei quali, per un, non so io, per un discorso di statistico, numerico, di donne che hanno avuto accesso a quel tipo di carriera, a quel tipo di ruolo, sono in minoranza rispetto agli uomini e viceversa in altri ambiti. Secondo me sì, oppure certo. Di certe situazioni, parlavamo della politica, magari ti ho detto anche altre volte, mi fa ridere molto il fatto delle quote rosa, se no non si può presentare una lista.
Cioè, tu vedi che loro prendono donne, stipano donne nelle liste politiche perché sennò non possono presentare la lista. Ma che senso ha fare un'operazione del genere? Una cosa è una donna in politica, che ne so, una Nilde Iotti, grandissima figura della politica italiana, o altre donne, o nella scienza la Levi Montalcini, Margherita Hack, ne potremmo citare tantissime, che hanno un carisma, una voglia, mangiano a morsi il mondo che vivono, la società che vivono, e si fanno spazio da sole. Altra cosa è prendere delle donne e stiparle in posti dove magari non hanno interesse o voglia di stare, però ci devono stare perché ci sono le quote, se no non si così almeno mai. Siamo a posto, la allora, coscienza è a posto. Consentimi un'altra notazione sul punto. Hai fatto l'esempio calzantissimo della task force in rosa, o la task force, come la vogliamo chiamare, per stimolare e solleticare l'ego delle nostre amiche, la task force in gonnella, come vogliamo in gonnella come vogliamo farle arrabbiare, facciamole arrabbiare. Allora, altra cosa balorda, da dove nasce la reazione a una task force con poche donne al fare una task force che è integralmente composta da donne? Zero uomini, esatto. Cioè, esatto. Qual è la ratio di questa cosa? E ci metto ancora un altro carico, una cosa che mi ha fatto inorridire. Spero che non sia veramente piaciuta questa cosa che sto per dire alle nostre amiche, perché ci troveremo su posizioni distantissime da questo punto di vista. Quell'altra, diciamo, boutade delle 16 senatrici, che dopo aver visto che le task force sono composte soprattutto da uomini, hanno tirato fuori hashtag dateci voce. Altro fallimento clamoroso dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista di evoluzione della specie, della nostra specie. Di sono completamente specie. D'accordo con te. Non... Siamo entrambi comunicatori. Qual è il messaggio che esce fuori da hashtag dateci voce? Noi, povere donne, siamo lì che aspettiamo. Se per cortesia, se non ci date modo... E per cortesia, voi uomini volete darci un pochino di spazio in più, noi ve ne siamo tanto tanto grate. Sapete, scusateci, ci siamo accorti che non siamo molto presenti, dateci voce. Questo è quello che esce fuori. Che è vero. Che immagine danno le donne? Allora, veniamo ai media. Io ho visto sui media esaltare questa cosa. Ah, bellissimo, le 16 senatrici che hanno fatto questa cosa. Ma è una enorme, incredibilmente enorme sciocchezza, e consentimi, uso un eufemismo per non fare lo sgarbi della situazione, ma è un'enorme sciocchezza, è un enorme boomerang dal punto di vista comunicativo. Cioè, le donne difendono loro stesse in questa maniera, pregando quasi gli uomini di dare loro voce, e non è così che funziona. Dal mio punto di vista, parlo da uomo, dovete prendervela la voce. Tra l'altro, Marco, questa cosa io l'ho seguita molto chiaramente da donna, sono stata invitata da qualche amica a partecipare, mi sono rifiutata dandole esattamente la motivazione che stai raccontando tu, quindi abbiamo lo stesso punto di vista ma da generi diversi. E devo dirti la verità che mi destava anche una profonda frustrazione vedere le immagini di queste donne con la mascherina che chiude la bocca. Quindi l'intento era ovviamente in questa situazione dateci voce, ma il fatto di avere la bocca chiusa, quindi è come se noi continuassimo come donne a permettere, come dici tu, all'uomo di dire se noi possiamo o non possiamo parlare, all'uomo, alla società, alle situazioni, ecco. E quindi questa cosa la condivido con te. Io penso, e sono straconvinta di questo, che noi donne siamo forse le prime a generare la disparità di genere, perché spesso non abbiamo il coraggio di fare, di agire. E una volta una grandissima manager, secondo me, di una multinazionale mi ha detto una cosa molto bella, la intervistavo per un servizio e mi ha detto: guarda, secondo me noi donne, quando arriviamo a dei ruoli importanti, perché ci arriviamo anche, dovremmo prendere l'ascensore, andare giù a prendere altre donne e portarle su. E allora si può cominciare a parlare di qualcosa che le donne fanno concretamente, che non sono queste azioni comunicative che sembrano probabilmente impattanti, ma producono l'effetto contrario. Tra l'altro, scusami, ho letto poi che Conte si è un po'
insomma, ha preso in mano questa situazione e ha detto va bene, ok, allora aggiungiamo, è una cosa tristissima, è tristissima, ragazzi. E i media che hanno ripreso questo hashtag, questo movimento virtuale, credo che abbiano fatto ancora peggio, e tra l'altro ripreso, ahimè, da giornaliste donne. Ma non ne... ecco, vabbè, adesso arriviamo a quello. Però consentimi di rispondere prima a quello che stai dicendo. Vorrei lanciare una, diciamo, provocazione, ma non è neanche una provocazione, è molto più light di una provocazione. Tu parlavi di una donna che dovrebbe prendere l'ascensore e portare su altre donne. Allo stesso modo, dov'è finita la famosa, se è esistita, questo me lo devi dire tu, la famosa solidarietà femminile? Per cui... Un momento dopo che le quattro donne della task force, le uniche quattro donne della task force, si sono rese conto di rappresentare uno scarso 20% di tutta la task force e che in tutte le altre task force le donne erano molto sottolineate, sì. Perché non hanno preso come provvedimento forte di dimettersi facendo grande clamore e dire grazie, saremmo onoratissime di poter dare una mano al paese, saremmo ampiamente qualificate ed è per questo che ci hanno scelto, ma in un paese così incivile dal punto di vista del gender balance noi ci rifiutiamo di far parte di questa task force come se fossimo il contentino al mondo delle donne. Perché non hanno fatto un'azione del genere? Si sono dimesse in blocco e hanno lanciato la granata della sottopresenza femminile. L'ha dovuto notare qualcun altro. Certo. Allora, il tuo ascensore non è solo un ascensore di quando si vince, cioè ma anche di quando bisogna fare forza. Qualcuno arriva al top e ha modo di portarne altre e di cominciare a cambiare lo stato delle cose, ma è anche quando le cose non vanno bene che dovrebbe uscire fuori questa solidarietà. Certo. In maniera anche bellicosa, ma bellicosa sempre nell'alveo ovviamente delle relazioni civili, è chiaro. Nessuno chiede a nessuno di fare battaglie fisiche, ma una battaglia del genere avrebbe avuto ben altra risonanza. Immagina tu, un attimo dopo la nomina della task force, quattro donne che si se ne vanno. Certo, quella è un'azione più indubbiamente più forte. Leggiamo un commento di Beatrice, te lo metto qui. La costruzione di una cultura della parità di genere parte innanzitutto dalle parole e dall'uso del linguaggio. Il linguaggio crea la realtà ed è espressione di identità, cosa che è ben lontana dall'essere, compreso in tal senso l'hashtag dateci voce, sbagliatissimo. E sempre Beatrice aggiunge, ho discusso molto con colleghe amiche perché il dateci voce non l'ho per niente condiviso. Beatrice, bene, sei della nostra opinione. Tra l'altro, Marco, mi viene da pensare anche che invece è stata istituita una task force di giornalisti che si occupano di rintracciare le fake news. E lì non è 50-50, ma cioè, mi sembra abbastanza ridicolo volerlo, ma l'equilibrio c'è, perché nel mondo del giornalismo siamo tante le donne, no? Ma non è stato raccontato. Questo equilibrio non è stato raccontato. Beh, non ha fatto notizia, essenzialmente, no? Però era l'esempio, no? Poteva essere l'esempio. Indubbiamente sì, hai ragione. E questo, diciamo, la gestione un po' bicefala delle notizie che vediamo anche sui giornali. Quindi sono assolutamente d'accordo. Ed è lì che io voglio dire, quando ho detto all'inizio della nostra chiacchierata, anche noi giornalisti, i giornali devono fare la loro parte. Andiamo sempre a cercare la pruderia. Magari ci sono giornali che lo notano, adesso non so chi è che ha notato prima, ma c'era poco da notare che la task force fosse tutta al maschile con sole quattro donne. Però una volta che hai lanciato questa cosa, cavalcala, cioè anche giornalisticamente parlando, certo. Se devi fare una campagna d'opinione, abbi il coraggio e nei confronti dei tuoi lettori di cavalcarla questa campagna, perché secondo me diventa anche pagante. Io un giornale che prendesse non le difese, non le parti, prendesse no, donne, alla narrazione su di sé la questione della parità di genere in maniera continuata, oggettiva e intelligente, io quel giornale lo comprerei sempre, perché mi darebbe l'idea di qualcuno che sta guardando finalmente avanti e le cose per come sono. Non basta, non serve organizzare, lo dirò fino a sfinimento, organizzare convention, consessi, manifestazioni dove si mette la parola donna vicino a qualcosa,
donne e scienza, donne ed economia, manager donne, e tu vedi in platea per l'appunto sempre una predominanza di donne. Per cui succede che, anche qui, l'ho detto anche quando ci siamo collegati in precedenza, non mi possono picchiare, quindi mi azzardo a dire cose che magari non interpare. Vai tranquillo. Non serve, ce lo dico da uomo, non serve che vi chiudiate in consessi dove ve la cantate e ve la suonate tra di voi. Passo verso una società un po' più evoluta, un po' più aperta e che si rassereni anche sul discorso della parità di genere va fatto in maniera concorde fra uomini e donne. Dobbiamo parlare insieme, dobbiamo dialogare insieme, è insieme che la vinciamo questa battaglia. Non si può pensare a una costante contrapposizione fra il mondo degli uomini e il mondo delle donne. È passata questa cosa. Sai cosa leggevo l'altro giorno? Sai tu che la scopritrice è stata una scopritrice del coronavirus? È sì. stata una scienziata. Sì, June Hart, scienziata scozzese, che nel 1964, se la memoria non mi fa difetto, nel suo laboratorio al St. Thomas Hospital di Londra, scoprì il coronavirus. Cosa che oggi, diciamo, le darebbe una grandissima notorietà. Il problema è che se tu cerchi su Google o su un altro motore di ricerca June Hart, rischi di non trovare nulla, perché certo. la donna scienziato è passata alla storia come June Almeida, e Almeida era il cognome del suo compagno marito argentino. E va bene che all'epoca, diciamo, si faceva molta attenzione a perdere il cognome da nubile quando poi ti sposavi, ma francamente questa storia mi ha fatto pensare, cioè ho detto, vedi, noi non abbiamo fatto tanti passi da quel momento. È no. vero che avrete mantenuto la dignità del cognome, adesso c'è anche la legge, mi pare, no? Per cui si possono avere due cognomi o usare solo il cognome da nubile. Sì. Perfetto, fantastico. Amministrativamente parlando siamo evoluti, sono contento. Il problema poi è tutto il resto. È culturale, è proprio culturale. Allora, intanto ci manda un saluto il nostro Daniele, che è nel network con noi, e tra l'altro lui invece ha in mano un'altra grande rivoluzione gentile, come le chiami tu, Marco, che ci piace un sacco, che è quella proprio del papà genitore e non solo mamma genitore. Quindi insomma, anche Daniele lo salutiamo con un abbraccio, e secondo me una bella diretta, Daniele, su questo argomento ci sta qui sul network. Marco, pensiamo a quali possano essere, perché il mio problema quando io sfoglio il giornale, tu cerchi gli strafalcioni, io cerco invece gli articoli che non mi obbligano a prendere una posizione, no? Che se vuoi anche un po' questo concetto dell'uomo, donna, bianco, nero, 50-50, le sfumature proprio non le considera nessuno. Le sfumature è un continuo istigarci alla polarizzazione, esatto, sui media, no? Prendi una posizione, i figli agli omosessuali, sì o no? Ma insomma, ci sono storie, sfumature, considerazioni da fare, riflessioni. E quindi io quando sfoglio i giornali mi rendo conto che appunto ci sono delle risposte di questo tipo, task force solo 4 donne, poi adesso ne arriva una tutte donne. Io trovo che il giornalismo non stia facendo, stia perdendo una grande opportunità, come dicevi tu, no? Perché invece probabilmente, dal mio punto di vista, ma mi piacerebbe sentire il tuo, avremmo bisogno di raccontare, di leggere e di raccontare le storie di situazioni che abbiano funzionato, ma non in modo polemico, perché se ci pensi, Forbes aveva fatto quel famoso articolo parlando delle donne politiche, i ruoli politici importanti nella gestione del coronavirus sono sembrate essere più brave, passami il termine, per tutta una serie di valori che incarna la donna, no? Di caratteristiche. Però è stata fatta una ripresa polemica di questa notizia, quindi non c'è stato raccontato perché hanno funzionato e perché anche in Italia potremmo considerare l'idea di mettere le donne in altre posizioni. C'è stato sempre un lì, lo hanno fatto, sono stati bravi, noi in Italia no. E qui entra il nostro giornalismo costruttivo, che invece dovrebbe raccontarci esempi resilienti e importanti che noi possiamo portare nella nostra cultura, no? Io mi aspetto questo da donna. Ma anche io me lo aspetterei. E da professionista. Certo.
Anche lì c'è tanto da ragionare e tanto da fare. Innanzitutto, proprio l'altro giorno ingaggiavo una piccola battaglia delle mie su LinkedIn, credo fosse, con una collega di un grandissimo giornale italiano, appunto una donna giornalista, che appunto faceva notare qualcosa, non ricordo neanche il messaggio di partenza quale fosse, ma come al solito questo è un errore che facciamo noi giornalisti: diamo sempre un po' la responsabilità e la colpa agli altri e difficilmente come categoria ce la prendiamo. Invece sono, devo dire, sufficientemente critico nei confronti della categoria. Si parlava di questioni di genere, naturalmente. Quello che ha scritto mi ha dato, come dire, l'idea di commentare in una maniera diversa. Ecco, spostiamo il campo, guardiamo a noi giornalisti. Ma noi giornalisti, quando parliamo di donne e con donne, grandi professioniste, grandi ricercatrici, grandi manager, come ci poniamo? Cioè, come poniamo anche le domande in un'intervista? Allora, quello che ho fatto notare sommessamente, mi dispiace che poi la collega non abbia replicato, evidentemente deve essersi sentita punta nel vivo. Quando tu leggi una intervista, soprattutto se è un personaggio che non si conosceva prima, mettiamo il caso adesso che è fuori una nuova ricercatrice che ha fatto cose grandissime per il Covid, la domanda che difficilmente manca, soprattutto se è una donna che ha famiglia, quindi anche una sua vita privata strutturata, le si chiede: ma come fai a conciliare la famiglia e la carriera, soprattutto se hai avuto un particolare successo? Perché questa domanda non la fanno mai agli uomini? E poi, cosa altrettanto grave, quando vai a vedere la firma dell'articolo, magari è una giornalista che fa questa domanda. Già. Allora io lì vado un po' fuori di testa, mi scuserete, ma invoco la diversità di genere in questo caso. Da uomo io non riesco a capire se il problema sta nell'empatia, quindi la giornalista, diciamo, una sua forma per empatizzare con l'intervistata, per trovare quella prossimità, quell'intimità, per farla aprire sulla sua vita privata, cosa, se volete, magari più semplice tra donne e donne. Certo. Oppure se anche le colleghe soffrono dello stesso male dei colleghi, che è quello di non voler evolvere e non voler guardare le cose da un punto di vista differente. A me, che questa, credo fosse una ricercatrice, una professionista comunque, avesse famiglia, quanti figli avesse, via discorrendo, posso dire che non me ne fregava e non me ne frega un accidente, ma veramente lo posso dire? Magari mi può servire sapere che se, perché c'era qualche politico o politica che qualche tempo fa aveva proposto di mettere nel curriculum vitae in formato europeo anche la genitorialità. Ok. Perché si diceva, e questo forse posso essere d'accordo, che l'essere genitore ti dà delle capacità, certo, di problem solving, di presenza a testa, di organizzazione, che sono importanti da conoscere per chi ti dà un lavoro e ti deve giudicare. Ci si può Ma stare. È un'altra cosa. Però è un'altra cosa quella lì. Certo. È un'intervista che vuole essere anche un po' pop, diciamo così, cioè vuole creare, vuole far conoscere il personaggio. Francamente, sapere quanti figli hai, cosa fai durante il giorno, come gli prepari i pasti, o se hai la babysitter, come organizzi la tua giornata di mamma e lavoratrice, no, o hai un marito e compagno, viva Dio, magari partecipativo, ma non partecipativo, che fa il suo mestiere di altra parte della coppia, semplicemente, no? Perché scusate, ma dire anche partecipativo mi sembra poi offensivo nei confronti, certo, degli uomini, no? Dice, vabbè, gli fanno fare qualcosa pure a lui, poveraccio, no? Che fa veramente l'altra parte della coppia, per cui perché? Allora bisognerebbe andare a chiedere pure a lui, ma non glielo va mai a chiedere a nessuno. Allora questo è un errore, secondo me, da parte dei giornalisti, in questo caso delle giornaliste. Cosa ve ne frega? Se ci ricordiamo quando la von der Leyen è stata nominata presidentessa, come vogliamo dire, della Commissione Europea, io ho saputo in un attimo che aveva 6 figli. Certo. No, voglio dire, cioè, questa donna, non ricordo qual è il suo background professionale, quindi mi scuserete se uso solo la parola donna, ma non mi ricordo cos'è lei, se è un avvocato, se non lo so. Comunque, questa politica, questa rappresentante delle istituzioni europee, avrà avuto ben altre storie da raccontare, ben altri meriti per essere arrivata a diventare la presidentessa della Commissione Europea. Cosa certo. mi frega a me di leggere che ha 6 figli? Non mi aggiunge nulla. E lo stesso discorso è per il discorso, è per la questione del, se vi consenti, dell'orientamento sessuale. Che certo. è un'altra cosa grave, non è il certo. tema della nostra chiacchierata di oggi. Ma io continuo a leggere sui giornali il premier, il politico tedesco, finlandese, italiano, liberal e gay. Cacchio, ma
Ma stiamo scherzando? Cioè, nel 2020 tu mi devi mettere in una didascalia politico gay. Ma cosa mi frega? Non mi importa. Dovrebbe cambiare questo il mio modo di guardare a quel politico. Io guardo se è uno capace, se è uno competente, Certo, se ruba, se è onesto, se fa cose. Ma che abbia in un caso sei figli, in un altro caso sia gay, in un altro caso, ma veramente, cioè, è dequalificante per i giornalisti, è dequalificante per i professionisti e consideriamo anche i nostri lettori e la nostra audience fatta di gente con un grado culturale e di evoluzione sociale minimo, esatto, no? questo è un altro tema molto importante perché così è come se noi offendessimo il nostro lettore, perché è un modo di comunicare con loro attraverso la narrazione di un articolo, di una storia, che vuole quasi essere un te lo devo dire perché so che poi tu hai le tue idee e quindi devi sapere questo dove sta, in quale casellina sta, no? E trovo che sia molto offensivo per chi legge e devo dirti la verità, io spesso mi chiedo, ma da giornalista, no? Quando mi metto a scrivere un pezzo, io ormai ho imparato lo dico spesso, a immaginarmi il lettore seduto con me in quel momento per non offenderlo, per non proporgli qualcosa che io da lettrice non vorrei essere. E allora, secondo me, Marco, non vorrei leggere, secondo me noi dovremmo anche come giornalista, come giornalisti, sento, ricordarci che siamo lettori, anche noi. E allora quell'articolo lì, se noi lo vediamo da lettore, secondo me ci aiuta a capire quali sono stati gli errori fatti, no? È quello che noi nel network, comunque ognuno di noi nella sua professione sta facendo. Noi perché ci mettiamo, lo dicevi anche tu, analizzo l'articolo, lo osservo da un altro punto di vista e mi accorgo di quello che da lettore mi infastidisce. E allora poi da professionista io quella roba lì non la devo fare. Perché se no, altrimenti continuiamo a produrre contenuti che non sono di utilità a nessuno, che fanno perdere credibilità alla nostra, che è una delle professioni in assoluto più belle, affascinanti e ne siamo ancora tutti convinti noi che la facciamo. Ed è un vero peccato perché si perdono opportunità di comunicazione. Ti faccio leggere dei messaggi. Paola, la nostra Paola, argomento interessante. Bravi Marco Assunta. Parliamone di più e parliamo anche delle donne over 50, spesso discriminate e escluse dal mondo del lavoro. Anche questo è un altro tema sicuramente interessante, di cui Paola è specialista, quindi parliamone. E Sì. Andrea invece? Sì, volevi dire qualcosa No, forse? leggi pure, poi commentiamo. Ok. Andrea ci dice: punto veramente centrale, l'equilibrio casa-lavoro. In generale, noi uomini dobbiamo aiutare di più, ma nello specifico della ricostruzione post-Covid bisognerà spingere sull'acceleratore del welfare. Penso ai nidi agevolati, ma anche allo smart working vero e non forzato svalutato. E non solo per i dipendenti, anzi, servirà sensibilità politica e mediatica. Dovremmo vigilare e ispirare norme più adeguate. C'è tanto lavoro da fare, Andrea, sicuramente. Indubbiamente, ma basta guardare i dati, no? Anche qui bilanciati in una maniera abbastanza brutale dai giornali. Inquietante. Fase 2, il 70% delle persone che tornerà al lavoro saranno uomini. Posto su cui dobbiamo ragionare. Oppure il disastro dell'istruzione in questo paese gestito da una ministra che mi pare oggettivamente in ambasce, e anche qui mi consenti, uso un eufemismo, chi fa notare che i bambini stanno avendo, i bambini, i ragazzi stanno avendo danni clamorosi dalla impossibilità di andare a scuola e sono veramente preoccupati per quello che succederà da settembre in poi? Le donne. Non ho visto Certo. alzarsi immediatamente nessun commento da parte di nessun uomo su questa cosa, come se l'istruzione e i figli fossero, come nell'Ottocento o nella prima parte del Novecento, Solo affare di donne. delle donne, come se i figli si facessero in uno, che mi sembra una cosa, insomma, oddio, oggi purtroppo è possibile anche quello, però non apriamo ancora un altro capitolo. Però, diciamo, mi sembra veramente, veramente assurdo. Una cosa che volevo, diciamo, ulteriormente affrontare, ma anche qui come spunto, poi per eventuali altre discussioni, degli argomenti che ha squassato un po' l'opinione pubblica negli ultimi giorni è questo, il cosiddetto body shaming. Ah, mamma mia, volevo chiedertelo, sappilo, ce l'avevo pronta. Unitamente mi verrebbe da dire al discorso del fat shaming, quindi prendersela con i grassi, prendersela con chi, diciamo, ha un aspetto che non è consono al proprio gusto.
questo è fat shaming. Ormai inglesizziamo, mi scuseranno le ascoltatrici, inglesizziamo e anglicizziamo qualunque espressione, però l'abbiamo sentita dire così. Certo. Ora, anche qui ci sarebbe da parlare, secondo me, per ore. Io considero soltanto due casi, che sono quelli arrivati poi un po' più a discussione negli ultimi mesi. Il primo caso, quello di scontro per una persona evidentemente obesa e fuori, diciamo, di grossa taglia, lanciata con un titolo di un giornale italiano, non ricordo quale fosse, non voglio dire una cosa inesatta, per una politica nordeuropea, credo fosse finlandese, una signora che definire in carne, diciamo anche qui eufemistico, molto in carne, e nel titolo c'era scritta una cosa tipo: questa donna di oltre 100 kg decide i destini del suo paese, una roba del genere. Aiuto. Andatevelo a cercare. Terribile. Sì, andatevelo a cercare in rete, mi dispiace non averlo fatto io, mia colpa, dovevo documentarmi meglio. Comunque, caso orribile, modalità orribile, giornale che non mi risulta abbia fatto le scuse a chi che sia, ma la gente ovviamente rizzelata di una roba del genere. Qua siamo oltre il fat shaming, oltre qualunque cosa, siamo nella, nella barbarie più totale, ma del resto, come sai, ci sono giornali che ancora escono in edicola, che fanno della barbarie la loro cifra stilistica quotidiana, quindi non nominiamo anche in questo caso, sennò ma tanto si è capito, vai sereno, ci facciamo pubblicità. Allora, questa è barbarie allo stato puro. Poi il caso del body shaming è quello della collega Botteri, su cui io mi sono fatto una personale idea, che guarda un po' va, credo, in controtendenza con tutto quello che, o con molte delle cose che si sono dette fino ad oggi. Tutti hanno difeso a spada tratta la Botteri come una povera donna, se mi consenti, una povera donnetta, lei che invece è una professionista di altissimo livello, trattata come una che non si sa difendere manco certo. No? E che infatti poi dopo, l'unica volta che ha parlato, ha detto: ma io non sono in lotta con nessuno, non me ne frega fondamentalmente un accidenti. Quindi chi è che s'azzanna e si ossessiona, e torniamo alla parola ossessione dell'inizio della nostra chiacchierata? Tutti gli altri. Tutti gli altri. La politica che ci marcia su, l'opinione pubblica, gli intellettuali o sedicenti tali, si fanno i talk show, la gente, su una cosa che non c'è, su una cosa che non c'è. Qualcuno che ha notato, e posso dire francamente, anche qui dico altra cosa provocatoria, quando io vedo la Giovanna Botteri in video, rimango un attimo così, non mi interessa se sia bella o se sia brutta, ok? Mi interessa come appare. Certo. Io ho una mia personale idea, che quando un collega, un giornalista, qualcuno che fa lavoro di relazione col pubblico, appare in pubblico, debba avere un aspetto che non deve essere ipercurato, nessuno le ha chiesto di fare i boccoli, di andare la messa in piega, ipertruccata. Un minimo sindacale, diciamo, per decoro proprio e di rispetto nei confronti dell'utenza. Io, per mettermi oggi live con te, una camiciola l'ho indossata, non sarà il massimo della vita, ma come tutti penso che in giorni di Covid in casa propria i capelli non li guardiamo, perché i capelli lasciamoli stare tutti. Fate tutto il body shaming che volete, perché non vedo un barbiere da 3 mesi, si può notare, per cui non riesco, la barba la domino, i capelli non sono in grado di farlo. Per cui secondo me bisogna comunque avere decoro. La parola scomparsa dal vocabolario italiano è decoro. Se io faccio il giornalista, sono d'accordissimo, vado di fronte al pubblico in prima serata, io voglio essere decoroso. Quindi se io, per un vezzo personale, devo andare senza essermi pettinato, non dico manco truccato, ma insomma in una maniera oggettivamente, evidentemente scacciata, ok? Per me questo è non rispetto nei confronti dell'odio. Guarda, da donna sono... Se mi collegavo in pigiama e con la barbona neandertaliana che avevo fino a ieri, no? Io penso che, pur non dicendolo... è diverso, certo. Sono d'accordo. Perché quel discorso è fra l'avere un'opinione e avere il coraggio di dirlo o non dirlo. Pur non dicendolo, magari tu o chiunque fosse in ascolto diceva: ah, guarda questo qui. Nonna mia, Marco come si è presentato. Si poteva dare. Ma infatti, guarda, devo dirti la verità, che anche su questo, io a volte ho molte amiche che la pensano come me, colleghe nostre che la pensano come me, ma a volte mi sento fuori dal mondo, perché io dico: ma che cosa state dicendo?
ma come si può strumentalizzare il body shaming in una situazione del genere quando con un lavoro come il nostro in cui appari è una questione di rispetto per se stessi e per chi ti guarda, ma è ordine, come dici tu, ordine, no? E decoro, giustamente, non mi trucco più o meno, quello è una cosa personale, a chi piace, a chi non piace, chi se ne frega, ma sei in ordine? Sei una persona che ha un certo modo di apparire, se no fai un'altra cosa nella vita. Io la penso così, ma non sono l'unica, guarda. Abbiamo la nostra Isa che lei è sempre super top e curata quando fa le sue dirette, decoro, sono d'accordissimo, e anche Barbara condivide con noi. Tra l'altro Barbara ha trovato Maggie de Bloch, la ministra della sanità del Belgio, si riferisce a quell'articolo sempre, di cui ci parlavi. Esatto. Top Barbara. Il discorso è quello, la collega Botteri è una donna di campo, una giornalista, certo, abituata a stare nelle notizie. Se tu sei in guerra, sotto un bombardamento, durante un attacco terroristico, in presa diretta da qualche parte, è ovvio, certo. Viene a notare che tu non hai il capello fatto, nonché, ma certo, è una situazione differente che tu faccia un collegamento da studio, da casa tua, dalla tua sede di corrispondenza in Cina, e comunque sai che ti presenti a un audience di qualche milione di italiani la sera. Io penso che un minimo, ma veramente un minimo di decoro nell'apparire non riguardi il discorso del, non andrei a scomodare il body shaming, e nessuno mi pare abbia alzato delle polveroni. Addirittura hanno voluto strumentalizzare Striscia la Notizia, ma quando sì, il suo modo di fare è un modo di fare che può non piacere, ma è satira, non è che esatto, ma poi è quello, è la loro modalità, no. Però torniamo al concetto che è come se si stesse cercando sempre qualcosa da rendere proprio lo strumento per attirare il lettore, polemizzare, infilarsi in uno stereotipo che tira in quel momento, no? Quindi la responsabilità, tornando un po' al nostro tema, di noi giornalisti è quello di stare lontani, almeno questa è la mia opinione, da questo tipo di polemiche, e piuttosto io in quel momento lì avrei apprezzato un articolo che mi racconta, perché molti non sanno neanche chi è la giornalista in questione, che mi racconta che cosa fa lei, quanto sia una grande professionista in alcuni ambiti e in quello che lei fa, invece che raccontarmi che è stata in qualche modo vittima di, ma non è stata vittima di nulla, e lei per prima poi lo ha ammesso, no? Quindi c'è proprio il insomma, non riusciamo a stare buoni, a osservare, a cogliere il lato migliore da raccontare. Secondo me. Abbiamo fatto di peggio, è assurdo. Guarda, siamo bravissimi come categoria in questo. Io la mattina cerco di fare una rassegna stampa completa, ma poi altre cose me le mandano colleghi, quindi riusciamo ad avere un sì, po' di più. Hanno fatto di peggio, perché ci sono giornali che hanno avuto l'ardire di pubblicare foto della collega Botteri invece super truccata e super ben vestita, se non ricordo male, su una panchina, poteva essere una città europea, azzardo Parigi, mi ricordo una Torre Eiffel dietro, ma forse confondo. Okay. Comunque ricordo questa foto della collega Botteri, tutta ben vestita, tutta truccata, tutto che. Altro messaggio devastante, cioè mi stai dicendo, guarda, anche lei, qual è il messaggio? Andiamo sempre dietro, no? Anche lei, questa qui che ti compare così al TG della sera, anche lei sarebbe un po' meglio, no? Sarebbe in grado di mettersi in vingheri. Tra le due cose non c'è una via mediana. Non c'è una via mediana. Cioè, lei può non avere interesse a truccarsi, ma è una grande professionista, deve solo magari presentarsi in modo diverso, come dici tu, quando è in studio, quando è a casa, rispetto che se sei su insomma, in un terreno di guerra, e questo per rispetto a chi l'ascolta. Però torniamo a Bomba. Marco, se non è un problema per lei, ma perché tutto sto perderci tempo, tra l'altro fomentando, perché il problema di questo, attraverso i social, si fomenta tantissimo l'odio latente delle persone, che insomma attendono giusto la miccia per dire, ecco, vedi, ho ragione io, allora tu, quando io non mi trucco abbastanza, io, mamma mia, si creano delle cose terribili nelle persone, e io torno all'empatia nei confronti del lettore. Posso lanciare un'altra granata? Non ne usciamo, perché, Marco. Le dobbiamo dire tutte. Vizi privati, pubbliche virtù.
titolerei questo ulteriore capitoletto alla nostra chiacchierata, ma ti risulta che le donne, quando parlano tra di loro di qualcuno o di qualcuna, non facciano costantemente super body shaming, non facciano costantemente commenti tranchant sull'aspetto fisico, su come è vestito, questo tanto su altre donne che su uomini? Allora, chi è veramente così puro nella nostra società? Non parlo solo come categoria, ma fra uomini e donne, certo, per dire che un altro fa body shaming. E forse fa parte della natura un po' umana, no? Dare un giudizio, anche se uno dice no, io non devo dare giudizi, no, basta, io devo guardare oltre le apparenze. Noi siamo anche apparenza. Chiaro. Viviamo comunque, non mi far dire, ma la devo dire, è una frase scontata, banale, risentitissima. Ma diciamola. Viviamo nella società dell'immagine. Chi fa il nostro, certo, lavoro di giornalisti, come noi in questo momento, spesso e volentieri, è su un palco, è su una ribalta, davanti a uno schermo, davanti a una telecamera. Per cui viviamo in una società di relazioni e di immagine. Io credo, torno ancora a bomba, non sia un discorso né di body shaming né di body shaming, un minimo di decoro che è richiesto assolutamente anche agli uomini. Io ho un uomo che non si acconcia mediamente, un minimo, sono d'accordo, per presentarsi ad un pubblico, per presentarsi alle cose, diciamo alle persone, cosa ci dice? Te l'ho messo lì apposta perché stavi parlandone. Elisa, perdonami se non dovessi per caso, diciamo, se dovessi per caso essere sotto la linea del tuo personale decoro, ma come mi sono autoaccusato, a parte non poter avere accesso al barbiere, tutto il resto cerco di averlo un minimo, come dire, organizzato per quello che mi riguarda. Però mi rendo conto. Sì, però è anche al maschile, è anche al maschile, io condivido. Assolutamente anche al maschile. Ci sono uomini orribili che si presentano veramente con miss terrificanti, ma anche lì, cioè, veramente si bada al minimo. Qua nessuno ha la sapienza dei grandi stilisti, certo, devo dire, certo, io non si frega niente. Però se vedo una persona vestita in maniera estremamente sciatta o che è estremamente sciatta nel suo look, anche quello per me è un messaggio. Io bado molto anche alle come si dice, alla comunicazione non verbale. Ma certo, assolutamente. Stai dicendo qualcosa, no? Se mi stai dicendo poco, mi dici che tu che fai il mestiere del giornalista e del comunicatore e ti presenti così, hai un problema di comunicazione, hai un disagio, qualcosa, non lo so. Però non mi stai comunicando, come dire, anche una soddisfazione di essere lì. Io, se, ripeto, se devo andare in pubblico, mi acconcio un minimo, non per me, per il pubblico. A me non frega niente, io sono scevro veramente, sono impudico. Potrei andare anche nudo di fronte al pubblico, te lo posso giurare, non mi importerebbe nulla. Lo faccio semplicemente per il pubblico, ho rispetto del pubblico. Sono d'accordissimo. Poi... del pubblico, della persona che ti trovi ad intervistare, del convegno che devi tenere, è tutta una questione di relazione, come dici tu, quindi di riuscire a stare in una comunità, qualunque essa sia, e a relazionarsi con chi ti sta ascoltando o sta condividendo con te quello spazio, no? Quindi è fondamentale questo. Tornando un po', io ovviamente noi ci diamo dei tempi che poi non rispettiamo, ma è giusto così ed è bello così perché vuol dire che c'è contenuto, mentre magari qualcun altro ci fa delle altre domande o condivide delle riflessioni, volevo tirare un pochino le somme pensando a quello in cui noi crediamo, no? Che è un giornalismo che possa aiutare le persone a comprendere il mondo, e dove per comprendere io intendo anche questi aspetti, riuscire a smontare stereotipi culturali, è un lavorone, lo so, è una di quelle utopie fantastiche che ci piace avere, in cui ci piace anche credere. Che cosa siamo chiamati a fare noi come singoli? Perché io ho smesso, non so tu Marco, di credere nelle testate che cambiano, negli editori illuminati. Io credo tanto nel singolo professionista, no? Che poi è quello che siamo tutti noi nel network. Ognuno nel suo piccolo inizia ad operare in quel modo, costruttivo, di qualità, cercando di far comprendere nell'ambito che meglio conosce. Quindi che cosa siamo chiamati a fare noi come giornalisti? Io so che tu hai una cura e un'attenzione particolare per le parole, e detta così, improvvisata, se ti viene in mente, il titolo che può aiutare di più nel parlare di gender balance, quale può essere secondo te? Quali caratteristiche deve avere?
Beh, una domanda da parecchi milioni di dollari questa qui, perché non lo so, probabilmente il titolo fa meno di un sottotitolo, fa meno di un catenaccio, perché è lì che invece viene esplicitato il senso del titolo. Il titolo può essere, se vuoi, anche non del tutto esplicativo, ci deve essere una parte nella quale io mi rendo subito conto, nelle famose due righe o anche una riga, di che cosa Di stiamo cosa parlando. stiamo parlando? Esatto. Prima di rispondere a questa domanda, così ho tempo magari di pensarci un attimo, faccio un leggero passo indietro. Sì. Al discorso che parlavi della costruttività, di cui abbiamo fatto un vanto creando anche il network, naturalmente. Bisogna capire innanzitutto cos'è costruttività. Io credo che ci sia grande confusione sotto il cielo, come si dice, no? Spesso si dà la patente di notizia costruttiva a una cosa che non c'entra con la costruttività, ma è semplicemente una notizia strappalacrime. Esatto. Ci vuole un po', se mi consenti, di gesuitico discernimento, no? Però Cioè. scusami Marco, ma noi qui oggi secondo me l'abbiamo dimostrato, Sì, perché sì. provocazioni ne sono nate tantissime, Sì, costruttive, ma beh, ma infatti costruttivo vuol dire anche fare provocazione, eh? Cioè certo. significa anche guardare alla società che può venire, che secondo noi dovrebbe venire e lavorarci. Quindi Esatto. trattare certe notizie in una maniera che costruiscano qualcosa, lo dice la parola stessa. Invece molti giornali si pregiano di fare giornalismo costruttivo perché per loro la costruttività è andarsi a trovare delle storie spaccalacrime, scusate, strappalacrime, e in questi giorni di drammi personali di tante persone legate al virus lo stiamo vedendo, no? Non c'è Certo. giorno che non ci si facciano paginate su questa o quella persona che ha perso un congiunto per via del Covid, su questa o quella persona che perderà il lavoro, ma qui non c'è niente di costruttivo, cioè anzi, se Chiaro. ti c'è qualcosa di distruttivo. Quindi quelle che sono un po' le storiacce da giornalismo d'antan che devono strappare la lacrimuccia e l'empatia al lettore non c'entrano con la costruttività. La costruttività richiede una pesante messa in campo del professionista, del giornalista, che già nella selezione della notizia, poi nella costruzione della notizia, nella gestione della notizia, fino all'uscita, alla pubblicazione o alla messa in onda, tenga ben presente quali sono i valori fondanti del proprio lavoro e qual è diciamo, il target a cui vuole arrivare. Che cosa vuol fare del suo lavoro e della sua vita professionale? Vuole, come ci hanno insegnato quando abbiamo cominciato questo mestiere, vogliamo fare la nostra parte per creare in piccolo una società migliore, possibilmente avere in mano comunque le redini, della società, dell'informazione, per poter aiutare il lettore dandogli il giusto contesto, le giuste informazioni, una visione non necessariamente catastrofistica, ma anche un'alternativa più costruttiva ed aiutarlo nel processo di transizione e di evoluzione Del sociale, cambiamento, certo. o vogliamo fare come appunto scelta, se mi consenti, da non assolutamente accettare se fai questo lavoro, vogliamo fare invece come fanno tanti che puntano solo su quello, sulle storie spaccalacrime, di nuovo, deve essere freudiana la cosa, sulle storie Infatti, non ti piacciono le lacrime. strappalacrime, su appunto storiacce così che solleticano i bassi istinti del pubblico. Io non sono d'accordo con quel tipo di giornalismo e credo che il fatto di aver fondato questo network, insieme agli altri colleghi che ci stanno ascoltando lo dimostri a pieno titolo. Il Certo, giornalismo è certo. pronto per la rivoluzione gentile. Tra l'altro anche le notizie buone a cui ti riferivi prima sono delle notizie che hanno lo stesso effetto delle notizie negative, nel senso che ci portano fuori dalla realtà. E invece noi nella realtà ci dobbiamo stare e la realtà è fatto di problema, risposta, soluzione, visione. Capiamo che cosa possiamo fare, quali sono gli strumenti e anche sollecitazione delle risposte, perché alcuni muovono questa critica al giornalismo costruttivo e mi dicono: sì, ma il giornalista non deve dare le risposte. Allora io rispondo sempre che il giornalismo, come mi hanno insegnato i nord europei che lo hanno ideato, il giornalismo deve intercettare le risposte e raccontarle, o ancor meglio, sollecitarle in chi le può generare. Perché anche la nostra relazione con le istituzioni tante volte
è una relazione di ok, ascolto i tuoi progetti, va bene, ok, racconto che vogliono fare questo, questo e quell'altro, e poi muore lì. Invece il nostro ruolo costruttivo è andare a vedere se quella cosa si è realizzata, perché non si è realizzato, perché lo si è fatto, come sta funzionando. Quindi stare sul pezzo per me rappresenta questo, no? Perciò costruire partendo da un problema, cercando e sollecitando le risposte, perché le buone notizie ci lasciano in una bolla che non ci è utile, perché poi usciamo là fuori e molto spesso incontriamo difficoltà che sono tutt'altro che buone, insomma, no? Sai qual è l'accezione che io do alla parola costruttivo, essere, all'espressione essere costruttivo? Vai. Essere rivoluzionario. C'è il modo di essere costruttivo e rivoluzionario. La rivoluzione è, diciamo, spesso evoca nelle persone un'immagine di distruzione, di macerie, no? Buttiamo giù a terra tutto e poi dopo si vede. Invece no, secondo me l'essere costruttivo nel giornalismo significa essere rivoluzionario. E ti dimostro subito come. Per me il vero senso dell'essere un giornalista costruttivo sta in una cosa in particolare: cambiare l'angolo visuale rispetto alle notizie e rispetto certo. alla società. Già quello è una cosa di una rivoluzionarietà incredibile. Ti faccio un esempio pratico. Dicevi giustamente, tu hai la tua ossessione che sono le parole. È vero, io amo le parole, a volte le odio quando non rispondono ai miei bisogni, ma sono le parole, diciamo, quelle che mi danno da vivere, quindi mi ci confronto sempre. Allora, te ne dico una sulla quale vedo che il giornalismo continua a non cambiare punto di vista. Come vengono definiti quei personaggi che fanno delle cose che sono fuori legge, ma non tanto fuori legge? Come vengono chiamati? Per esempio quelli che hanno avuto accesso al bonus dell'INPS senza però averne diritto, quelli che hanno il permesso invalidi per l'auto ma non sono invalidi, quelli che vanno a timbrare il cartellino ma poi non vanno al lavoro e vanno a fare altre cose. Come vengono chiamati questi qui? Hanno un nome che li riunisce sempre tutti, secondo la stampa italiana: i furbetti. Questa I parola, furbetti del quartierino, ogni tanto dico. Che partivano dalla famosa frase di chi era Ricucci, dell'immobiliarista o sedicente sì. tale, insomma, che si inventò questa espressione dei furbetti del quartierino. Da quel momento la stampa italiana e i giornalisti hanno amato questa parola, declinandola e applicandola in ogni ambito del vivere civile. I furbetti del cartellino, i furbetti del bonus INPS, i furbetti di questo e di quell'altro. È un abominio, non sono furbetti. Furbetti l'ha detto quello che l'ha inventato e si prende la paternità dell'invenzione. Ma noi chiamiamo furbetti persone che sono dei fuorilegge. Anche qui l'importanza della parola, stiamo dando un messaggio. Vabbè, dai, è una roba da pacca sulla spalla. Sì, certo, sono i soliti italiani birichini. Tu che timbri il cartellino e poi vai a fare la spesa. Dai, su. Hai fatto qualche decina di migliaia di euro di danni all'amministrazione pubblica presso la quale sei, diciamo, assunto, no? Però dai, che cosa sarà mai? Sei un furbetto, uno che l'ha fatta un po' così. Tu che prendi il bonus dell'INPS, che invece sarebbe stato destinato a qualcuno che ne aveva diritto e che forse non lo prenderà anche perché altri come te l'hanno richiesto senza averne diritto. Certo. Hai fatto una cosa che non andava fatta, ma sei tutt'al più un furbetto. Non sei uno che comunque è mosso comunque da un istinto, diciamo, delinquenziale, che è quello di rubare a qualcun altro in questo specifico caso. Allora, ecco qui. Perché io anche con i colleghi, se mi consenti, una battaglia che faccio anche con gli allievi della scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dove insegno, sì. dimenticarsi le parole ritrite, toglierle, strapparle dal vocabolario. Dovremmo essere più creativi e dovrebbe essere parte della nostra professione, peraltro, no? Diamine, veniamo da una delle civiltà più importanti del pianeta dal punto di vista della creatività letteraria e della creatività tout court. Voi che non riusciamo a trovare una parola succedanea, ma certo, ma anche delinquente va bene, no? Se me lo chiami delinquente del cartellino, a me sta bene, ma furbetto no. Eppure tra l'altro vai. Scusami Marco, su questo tema mi si è accesa una riflessione mentre parlavi. E l'immagine che ha l'Italia all'estero
dei furbetti, gli italiani, anche all'inizio di questo Covid, sono i soliti italiani che non hanno voglia di lavorare, no? C'erano tutte queste voci, eccetera. Di fatto sono anche determinate da questi articoli, da questo essere ridondanti su concetti così semplicistici, no? Che in realtà nascondono ben altro, e se si potessero trattare in un modo più onesto, meno ipocrita, probabilmente riuscirebbero anche a costruire una comunità in Italia differente, no? Anche più attenta a questo. Quindi questo sarebbe un'altra diretta, se proprio vogliamo guardare. Ma allora, siccome tu ami le parole, sappi che da oggi molte persone useranno spaccalacrime, perché rende più di strappalacrime, quei servizi sono distruggi dignità, è verissimo. Grande. Ci ha raggiunto la nostra Grace, che il 22 maggio sarà live con noi, e lì parleremo della responsabilità nella stampa, un valore importantissimo, Maria Grazia è straordinaria e ci illuminerà con le sue perle di saggezza. E poi Paola ci scrive: la costruttività richiede una grande messa in campo del professionista, non è raccontare la storia strappalacrime. Bravo Marco, be constructive, che è il nostro hashtag, fantastico, grazie Paola. Bene Marco, ci siamo fatti quest'oretta. Andata via così proprio, per andata noi, via così. Per chi ci ha seguito. Ma direi di sì, perché mi sono sembrati attenti e presenti fino alla fine, quindi secondo me qualche ispirazione è nata. Naturalmente queste sono live che noi organizziamo di volta in volta, quindi dico anche a chi ci ha seguito e chi lo guarderà poi dopo registrata, se avete spunti, stimoli che volete approfondire, noi siamo un network di diverse menti, e quindi ci sono veramente tantissimi ambiti che possiamo toccare, magari possiamo in qualche modo esservi d'aiuto. Che siate lettori, comunicatori, giornalisti, noi siamo qua e volentieri vi accogliamo. E Marco, intanto grazie a te. Grazie a te, per a questa, noi. Io chiacchiero sempre a noi, chiacchiero sempre volentieri con te, e sono sempre contenta. E invece ricordiamo che settimana prossima, il 15 maggio, 18:30, la seconda live sarà di Michela Trada e Vito Verrastro, due giornalisti ma anche con un piglio imprenditoriale, perché Michela è editore, Vito è imprenditore, e parleranno di, cioè il titolo sarà Ricostruire il racconto del lavoro, perché in questo momento il lavoro è un altro tema molto importante di cui vale la pena occuparsi. Quindi il 15 maggio alle 18:30 ci saranno Michela e Vito con noi. E niente Marco, secondo me un paio d'ore ancora ce le potevamo fare, ma ci ritorniamo sicuramente. Se proprio ci fossero masse di ascoltatrici, ascoltatori e utenti di Facebook che volessero una nuova puntata, lo prenderemo in considerazione, ma proprio da ok, no, ma secondo me può bastare questo. Guarda Elisa che dice bravi, scusa, scusate, ho messo troppi punti esclamativi, ma volevo rendere bene i miei complimenti. Grazie Elisa, davvero. Grazie mille, siamo contenti. Grazie anche a te Barbara, che ci hai dato anche l'informazione puntuale. Grazie Beatrice. E quindi niente Marco, noi ci rivedremo il 22 maggio insieme a Maria Grazia, parleremo di responsabilità nel giornalismo, quindi un altro tema importantissimo. E vediamo, magari ci viene in mente dell'altro. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Forza donne e forza uomini, mi raccomando, non ci dimentichiamo. Forza le persone, siamo persone. Quando impareremo a capire questo, secondo me avremo veramente svoltato. Sono d'accordo. Ciao, a presto. Ciao.